Amici di YouTube, ben trovati a tutti da Nicola Corbino. Questa sera presentiamo l'episodio più famoso della storia di Diabolik. Diabolik, chi sei? Questo è il numero 107 della serie ed è uscito per la prima volta in edicola il 4 marzo 68 ed è questo. Quindi a marzo compirà 50 anni. Poi è uscito in ristampa R il 13 dicembre 82 ed è questo. Quindi a dicembre prossimo, fra pochi mesi, compie 35 anni. Infine è uscito in Diabolik Swiss il 27 aprile 2003. Quindi ad aprile compierà 15 anni. Anche per questo voglio presentare questo episodio, perché i giovani lettori, i lettori più giovani non lo conoscono, perché la terza ristampa è uscita già da 15 anni. Allora iniziamo subito con la storia. La storia inizia con una banca con dei rapinatori. E viene suonata l'allarme, i rapinatori sono costretti a fuggire, però riescono a portare via il bottino di 120 milioni. Naturalmente qua si parla di lire, perché la storia ha circa 50 anni. E quindi avviene una sparatoria, i quattro rapinatori riescono a fuggire, però uno di loro, Luca Cohen, rimane sulla strada perché è stato colpito. Quindi Gingo riesce a rintracciare la moglie di questo Luca Cohen, Elisa Cohen, e dopo uno strettissimo interrogatorio la donna riesce a reggere molto bene l'interrogatorio di Gingo. Dice: io non sapevo niente della doppia vita di mio marito, a me mi portava solo la busta paga a fine mese, quindi io non so proprio niente di questa faccenda. E a questo punto Gingo è costretto a lasciarla, però non è convinta della sua ingenuità sui fatti, e allora la fa pedinare. E a questo punto anche Diabolik non è convinto che la donna sia estranea ai fatti, perché lo sapete, dove ci stanno i soldi c'è anche Diabolik, perché questi rapinatori già hanno fatto diverse rapine e hanno un bottino di circa 500 milioni. Quindi la sera questa ragazza, questa donna viene controllata, per una settimana non esce di casa, riesce a essere stabile e ferma su quelli che aveva detto. Però dopo una settimana esce e prende un taxi. A questo punto sia la polizia e sia Diabolik la inseguono e vedono che va fuori città e va in una villa di un certo avvocato Madden. Quindi questa entra e dice all'avvocato: io non posso vivere in miseria, perché a me mi spetta la parte di mio marito, quindi voglio i 100 milioni. Allora l'avvocato dice: ma tu sei pazza, per un po' di tempo non se ne parla di aprire questi soldi, questo bottino, perché stanno chiusi in cassaforte, quindi si devono prima calmare le acque. A questo punto vai via e non farti più vedere per un po' di tempo. Quindi come se tutto fosse risolto, invece non è stato risolto niente, perché poi la sera sia la polizia e sia Diabolik vanno in questa casa. Entra per prima Gingo e viene colpito. Poi dopo un po' entra Diabolik e viene colpito pure lui, perché tutti i rapinatori sono rifugiati in questa villa. A questo punto dopo si svegliano tutti e due con le mani legate, sia Diabolik che Gingo, e si guardano in faccia. Dice: ma com'è? Tutti e due ci troviamo allo stesso posto. I rapinatori nel frattempo dicono: cerchiamo di rintracciare Madden, che facciamo aprire la cassaforte e spartiamo il bottino, dividiamo il bottino e scappiamo, perché se questi stanno sulle nostre tracce significa che hanno dei sospetti su di noi. E allora dice: sì, dopo che ci saremo divisi il bottino li uccideremo tutti e due. E quindi cercano di rintracciare questo avvocato. A questo punto Gingo dice a Diabolik: come vedi, fra poco per noi sarà finita. A me mi sembra che ho lottato sempre contro un fantasma. Se dovessimo morire tutti e due, ma dimmi una cosa, dimmi la verità. Diabolik, chi sei? Io non so chi sono. Allora mi trovavo in una barca, dei pescatori mi hanno raccolto perché la barca aveva fatto naufragio. E dicono: qualcuno respira ancora, ma sono tutti moribondi. A questo punto si accorgono di me. Dicono: c'è un bambino, e quel bambino ero io. Mi hanno raccolto e mi hanno portato sull'isola. Nessuno si interessava di me perché ero molto piccolo. Quest'isola era di proprietà di un certo King, e sarebbe questo. Stavo a capo di una banda di criminali venuti da tutte le parti del mondo. Nel frattempo io mi tuffavo da scogli sempre più alti, raggiungevo sempre profondità maggiori. Quindi scalavo anche montagne e ne esploravo anche le grotte.
Rapidamente ero diventato molto bravo a imparare anche le loro lingue, parlavo molte lingue. Poi c'erano il dottor Lopez che faceva plastiche facciali, l'ingegner Swant progettava nuovi motori, il professor Wolf nel suo laboratorio di chimica studiava una nuova lavorazione della plastica. Shen Fu era un esperto di veleni che non lasciavano traccia. Ben Pur era un bravissimo tagliatore di pietre preziose. Io da loro avevo imparato di tutto. Avevo circa 22 anni quando King mi mandò a chiamare e disse: "Stai calmo, sono tranquillissimo", rispose Diabolik. Già giovanissimo, era sicuro di sé e determinato. Allora King disse: "Di solito io quando mando a chiamare qualcuno c'hanno paura". Disse: "No, io non ho paura. Mi hanno detto che sei un giovanotto molto sveglio e stai frequentando molto il laboratorio del dottore che sta lavorando sulla plastica. Mi hanno detto che hai fatto diversi esperimenti. E mi vuoi spiegare un poco di che si tratta? È troppo presto per parlarne. Magari io riuscirò anche a fare le somiglianze di queste maschere". King risponde: "Sarebbe magnifico, uno potrebbe cambiare il volto in pochi secondi". "Sì, allora facciamo una cosa, fra 3 mesi io ti manderò a chiamare un'altra volta e mi metterai al corrente di quello che hai studiato. Io ti metterò a disposizione tutto quello che ti serve, soldi, laboratorio, tutto quello che vuoi, non preoccuparti". Allora, dopo questo colloquio, King se ne sta andando e Diabolik vede una pantera e dice: "Come mai questa pantera?" Dice: "Questa pantera si chiama Diabolik. Aveva seminato il terrore in tutta l'isola. Tutti avevano paura. Solo io sono riuscita ad ucciderla". "Ah, va bene", dice Diabolik. "Allora mi raccomando, io se tu diventerai mio socio, ti faccio vedere anche la mia stanza dei tesori. Nessuno è mai entrato qui dentro". E lo fa entrare nella sua stanza segreta. "In questa stanza ci sono gioielli, diamanti, c'è tutto. Però nessuno sa da dove si entra. Siccome tu sei molto sveglio e un domani potresti diventare il mio socio, ti faccio vedere anche da dove si può uscire da questa stanza". E gli fa vedere una botola segreta che sbocca nel mare. Dice: "Allora fra 3 mesi ci rincontreremo un'altra volta". Diabolik dice: "Va bene". E quindi King se ne va. La notte stessa Diabolik va a esplorare l'entrata di questa stanza segreta. Quindi quando arriva King e lo manda a chiamare, perché poi Diabolik aveva capito che King, dopo che gli avrebbe svelato tutto, l'avrebbe ucciso. Allora lui entra da questa botola, l'entrata dal mare, vedi, e mentre King sta entrando, Diabolik lo pugnala. E lui dice: "Mi hai colpito come la pantera, come Diabolik". Dice: "Ma tu non potrai scappare da qua, perché ormai nessuno può fuggire, i miei uomini ti fermeranno". "Non mi fermeranno, perché io il mio primo esperimento delle somiglianze delle maschere l'ho dedicato al capo. Hai fatto la maschera del mio volto, maledetto". Dice: "Sì, il mio primo esperimento sulle somiglianze l'ho dedicato al capo". Allora io avevo deciso di essere solo contro tutti e contro tutto. Lo sto spiegando a Jingo questa storia. Jingo dice: "Nonostante tutto, adesso moriremo tutti e due". Nel frattempo che Diabolik al collo c'aveva una microtrasmittente piccolina, si era rotta e non riusciva a comunicare con Eva, ma Eva ascoltava tutto. Allora Eva si avvicina nei pressi di questa villa e con dei razzi telecomandati a narcotico uccide tutti i rapinatori. E anche Diabolik si addormenta, poi si risveglia e allora Diabolik dice: "Jingo, anche questa volta abbiamo vinto noi. Ti lascio il mio pugnale in modo che tu ti puoi liberare e nel frattempo noi saremo molto lontani". Quindi Diabolik si prende anche il bottino dei rapinatori perché è riuscito ad aprire la cassaforte e tutti i rapinatori sono svenuti a terra e il sergente della polizia, che solo lui era a corrente di questa perquisizione di Jingo in questa villa, vede che sono passate circa 2 ore e non è tornato. Prende la squadra e si reca in questa villa. Quindi tutti i rapinatori vengono arrestati. Anche l'avvocato Mantenne, che nel frattempo non era rientrato, però la polizia l'ha ricercato e poi qua il sergente ha ricevuto una telefonata, dice: "Se allora tutta la squadra è stata sgominata".
Dice, finalmente mi ha fatto piacere, anche se è diabolica, è riuscito a scappare, quindi il nostro ispettore si è salvato e questo per me è importante. Quindi la storia finisce così. Che poi quando Diabolik scappa da quest'isola e va a Clerville, che ho spiegato in un fumetto, nei sotterranei di Clerville, dove lui costruisce il suo primo rifugio. Bene, amici di YouTube, se questo video vi è piaciuto, lasciate un like. Fate pure i vostri commenti e iscrivetevi al canale in modo che vi arrivi la notifica e potete seguire i miei video appena io li pubblico. Ciao a tutti da Nicola Corvino.